Ciao Giovanni, guarda, sono molto contento di essere a inizio puntata perché continuano ad arrivarci una montagna di lettere, tu non rispondi mai, perché non so perché, ma devo rispondere sempre io, e comunque sono lettere che danno il polso della situazione. La prima lettera, senti che roba, ce la scrive la signora Assunta. Caro Floris, mi chiamo Assunta Girelli e ho 97 anni. Nel 1982, era febbraio, stavo guardando la televisione, in particolare Domenica In. Erano le 15:50, lo ricordo benissimo, e il mago Giuca Scasella mi richiese dallo schermo di intrecciare le mani sopra la testa, urlando che mi sarei liberata, così disse, solo quando lo dico io. Siccome io sono un po' sorda, non ho sentito quando ha detto di liberarmi. E così da 36 anni vivo con le mani intrecciate sopra la testa. Lei si domanderà, come mai ci scrivi solo ora dopo 36 anni? Perché ci ho messo 36 anni a imparare a scrivere coi piedi. Ecco, la mia domanda è questa. Non potete mettermi in contatto con Giuca Scasella o farlo venire in trasmissione di martedì a dire alla signora Girelli Assunta quando lo dico io, così io mi libero da questa maledizione? Cara Assunta, mi dispiace, Giuca Scasella è un illusionista professionista, serio, non viene in questo posto di illusionisti scarsi, capito? A vendere fumo come fanno questi, perciò continuo pure a scrivere le tue lettere coi piedi. Allora, la seconda lettera ce la scrive il mitico Ennio Doris. Oh. Caro Floris, mi chiamo Ennio Doris, sono quello che a furia di costruire banche intorno a te, adesso non puoi più scappare. Volevo raccontarti un fatto stranissimo che mi è accaduto. Stavo facendo il solito cerchio col bastone e mi si è avvicinato un cane. Allora ho lanciato il bastone e il cane è andato a raccoglierlo, ma invece di riportarmelo, anche il cane si è messo a disegnare un cerchio intorno a sé. E da questo ho capito che era un cane di Banca Mediolanum. Ma la cosa più sconvolgente è successa dopo. Mentre avevo ripreso a disegnare il solito cerchio, è atterrata un'astronave di alieni che mi hanno intimato di smetterla perché i cerchi nel grano, o dove cazzo gli pare, li possono fare solo loro. E con un raggio laser mi hanno incenerito il bastone. Adesso non so più come fare i cerchi. Mi potete aiutare? Scusa la franchezza, Ennio, ma siamo noi a ringraziare gli alieni, così la smetti di romperci gli zebedei con i tuoi cerchi e con le tue banche. Oh, no. La terza lettera ce la scrive Matteo Salvini. Oh. Caro Floris, mi chiamo Matteo Salvini, forse avrai sentito parlare di me recentemente perché ho vinto le elezioni, ho fatto leggere i presidenti delle Camere e sto per diventare premier e sposare la Isoardi con rito padano, cioè con l'imperatore Barbarossa che ci tocca con lo spadone sul groppone dicendo ciò che la Padania unisce, un rom non divida. Eppure, nonostante tutte queste soddisfazioni, non mi sento ancora un uomo realizzato, perché tutto quello che vorrei è un gelato. Ma appena entro in gelateria, tutti si rifiutano di servirmelo. A me basterebbe anche soltanto un cono da un euro, tutto pistacchio. Cosa posso fare? Caro Salvini, il posto che fa per te è qui. Vieni qui alla buvette di martedì. È una delle buvette più fornite al mondo. Abbiamo tonnellate di tramezzini, aranciate, bibite gassate, abbiamo anche 48 gusti differenti di gelato che ti aspettano. Anzi, avevamo, perché mentre ti parlo è passato Cazzola e non è rimasto più niente. A parte metà toast che la Bertuccia è riuscita a strappargli, ma senza la puntina. L'ultima lettera ce la scrive il Papa. Caro Floris, mi chiamo Bergoglio, sono argentino, vivo in un quartiere esclusivo di Roma e di mestiere faccio il Papa. Oggi, guidando la mia Papa mobile, ho sfondato il semiasse perché ho centrato una buca larga un metro e profonda due. Ho chiesto i danni alla Raggi, ma lei mi ha detto l'unica cosa che può fare è pregare. Mi sono messo a pregare ed è successo il miracolo. Si è aperta un'enorme voragine sotto i piedi della Raggi e lei è sprofondata. La stanno cercando, ancora la stanno cercando. Volevo solo dare a tutti questa bellissima notizia. Buona Pasqua da Papa Bergoglio, buona Pasqua anche a lei, Santo Padre, e grazie per la bellissima notizia. Grazie mille. Alla prossima puntata con la...